questo è un momento storico. È storico che il Tour de France parta dall'Italia ed è storico che il Tour de France parta abbinando Firenze, Bologna e Torino. Ed è storico che la tappa più lunga del Tour sia questa, a testimonianza di come noi abbiamo voluto spremere il più possibile l'evento per far arrivare la massima, il massimo ritorno in termini promozionali per la nostra terra. Il Tour, sappiamo che dopo le Olimpiadi e i Mondiali di calcio è l'evento più seguito al mondo e noi coglieremo questa opportunità, che peraltro stiamo già cogliendo, perché vi ricordo solo un dato: la presentazione ufficiale del Tour de France, l'omaggio che è stato dato a tutti quanti i giornalisti di tutto il mondo era dei prodotti del nostro Piemonte, e da lì abbiamo iniziato una campagna promozionale importante, e se il turismo funziona bene come sta funzionando è anche perché noi abbiamo un meccanismo di promuovere il Piemonte che non è farsi pubblicità, ma è di organizzare eventi che da soli fanno pubblicità al Piemonte. Il Tour va in questa direzione, la partita degli All Blacks che avremo a novembre subito dopo le ATP è un altro momento importante, anche perché ci sarà la partita allo Juventus Stadium, ma gli All Blacks staranno una settimana in Piemonte e quindi noi costruiremo pacchetti turistici come facciamo per le ATP Finals proprio per promuovere la nostra regione. E se il turismo oggi è il 10% del PIL regionale e continua a crescere anno su anno è anche perché questi grandi eventi aiutano l'economia del nostro territorio. Lo sport è un pezzo importante, perché qui non è solo sport ma è anche promozione turistica, economia. La mia agenda evidentemente parte dalla sanità, parte dalla salute, ma lo sport c'entra anche con la sanità e con la salute. Ci sono paesi europei in cui pensate che gli stanziamenti sullo sport sono proporzionati a quelli sulla sanità, perché un investimento in salute sportiva per i giovani, ma anche per i meno giovani, è un modo per ammalarsi meno oppure più tardi, e questo aiuta evidentemente a essere più performanti per quanto riguarda anche i costi della sanità pubblica. Quindi lo sport, visto come crescita per i giovani, ma comunque anche per possibilità di mantenersi in salute a qualsiasi età, e in questo caso declinato però naturalmente sulla nostra regione e sulla promozione della nostra regione. Sono felice di questo momento, sono felice di viverlo da Presidente della Regione confermato, sono sincero, perché è un evento a cui ho creduto molto, ci ho messo tanto impegno, sono andato a chiudere il contratto a Parigi ancora con la mascherina, solo per darvi l'idea, e i ristoranti erano chiusi e facemmo un pranzo nella sede del Tour de France e facemmo il contratto su un tovagliolo di carta, perché quando Prudhomme mi disse di sì, io non volevo perdere questo sì, e allora scrivemmo questo accordo, che peraltro Prudhomme, quando venne a Torino qualche mese fa, citò espressamente dicendo: è la prima volta nella vita che mi è capitata una cosa di questo genere. Ma io, da buon langhetto e da buon pragmatico, vista l'occasione ho voluto coglierla, e adesso accogliamo il Tour, e non dimenticando che arriva a Torino e poi parte da Pinerolo, quindi avremo davvero una grande occasione di ribalta. Ma siamo molto contenti oggi davvero di poter avviare quelle che sono le tappe di avvicinamento al 1° luglio, una grandissima occasione di visibilità per l'intera regione Piemonte, per la città di Torino, l'arrivo della terza tappa del Tour de France da Piacenza, una festa di sport, uno dei più grandi eventi sportivi al mondo che farà tappa nella nostra Torino, il frutto di un lavoro complesso di carattere organizzativo che davvero abbiamo portato avanti nei mesi scorsi. Torino al centro della visibilità internazionale, Torino al centro del ciclismo, un anno, quello che è il 2024, davvero all'insegna di questo meraviglioso sport, uno sport di popolo, uno sport che rende possibile vedere le meraviglie del nostro paese, che lo fa fare in maniera gratuita. E certamente la partenza del Giro d'Italia il 4 maggio in occasione della commemorazione del 75° anniversario della tragedia del Grande Torino Superga, e il 1° luglio l'arrivo della terza tappa, sono frutto di un lavoro di pianificazione e di organizzazione che ha dato fino adesso i suoi frutti, siamo convinti lo farà anche il 1° di luglio, che vogliamo davvero continui come stile di lavoro, perché Torino lo merita di essere valorizzata, e soprattutto lo merita il nostro territorio e lo merita la nostra gente.